finisce in porta. Franco Carboni pareggia subito l'Inter dopo 50 secondi del secondo tempo, 1-1. Barella, palla buona dentro per il tentativo, attenzione Lautaro, è gol, il Toro 2-2, il Toro 2-2, il Toro 2-2. Tutto nasce da una pressione su Aslani di Barella e Brozovic e poi un'azione feroce. Zubarek fuori per Sangalli, apre dalle parti di Franco Carboni, va a puntare Borges, va sul fondo Franco Carboni, il cross è bello, diventa quasi un tiro e finisce in porta. Franco Carboni pareggia subito l'Inter dopo 50 secondi del secondo tempo, 1-1. Traiettoria che beffa De Planche, secondo gol in campionato di Franco Carboni. Guardate che traiettoria strana, un bacio al palo e 1-1. Cross, still Barella, he can strike it from there! What a wonderful start for Inter! Nicolò Barella with an absolute peach! Perin static, Inter jubilant, and the Nerazzurri have the ideal start in the final. Arriva Di Marco in sovrapposizione, ha voglia, a gamba, guadagna il fondo, pronto ad andare al cross, la mette al limite per Perisic, poi tiro, fa il gol, è un 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 gol, e sono quattro, e sono quattro, e sono quattro, e sono quattro, un gol incredibile, un gol incredibile del terribile. Un gol incredibile, la messa all'incrocio per il gol del 4-2, spettacolo all'Olimpico, un gol bellissimo di Perisic. Si prende il fondo Macarena, la palla dietro per Simonetti, ancora un altro intervento e poi c'è la rete da parte dell'Inter con Hajar Anjoya che accorcia le distanze. E allora, 3 minuti più recupero, quando l'Inter accorcia le distanze con Hajar. Lautaro, posizione regolare, l'uno contro uno con Altare, Lautaro, e gol, e gol, e gol, e gol! Raddoppio Inter, grandissimo gol, sono 20 del Toro. Lancio lungo, vanno a protestare, vogliono il fuorigioco. La palla è buona per Correa! Tu, 2-0, ha
assist di Çalhanoğlu per Correa, e al minuto 10 l'Inter raddoppia con il gol del 2-0 del Tucu. Quinto gol in stagione per Correa, che finora aveva fatto solo doppiette. Vedremo se sarà così anche oggi, non è finita. Iliev con l'esterno dentro, Zubrek 1-2 che si chiude, Iliev in area, Iliev finta, Iliev! Che gol ha fatto Nikola Iliev! Passa in vantaggio l'Inter, tutti ad abbracciare il numero 10 dei nerazzurri, super gol del bulgaro!